Cari amici di Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione e che riporta in televisione una scena meravigliosa del film L'attimo fuggente. Videotema. Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie, sì. Osate cambiare, cercate nuove strade. Film veramente bello, film che ci insegna come occorre guardare le cose da un'altra prospettiva. Viviamo in una società che ci porta a correre, non più a camminare. Da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire è un susseguirsi di finti problemi. E se ci fermassimo soltanto un attimo e salissimo su un'immaginaria cattedra, ci accorgeremo di che cosa? Ci accorgeremo che le cose importanti, spesso e volentieri, purtroppo sono sottovalutate. Oggi parleremo proprio di questo con un amico che è stato già nostro ospite, e lo ringrazio per essere tornato con noi qui a Telebari a Tempi Supplementari. Diamo il benvenuto a Marco Berrì. Benvenuto Marco! Buongiorno a tutti quanti, grazie. È sempre un bell'invito, è sempre un piacere. Marco, forse sì. Williams, l'attore Williams, non si sbaglia. Occorre guardare le cose da un'altra prospettiva. Leggiamo addirittura di persone che si picchiano allo stadio per una partita di calcio. Leggiamo di tante cose che non ci piacciono e forse ci dimentichiamo della cosa più importante, il sorriso di un bambino. Io ho qui davanti il mattone che ha comprato la trasmissione Tempi Supplementari. Un mattone molto, molto importante che forse farà tornare il sorriso proprio ad uno di questi bambini. Ce ne vuoi parlare un po' meglio? Ma guarda, che cos'è questo? È in realtà un gruppo di torinesi mezzi matti ha deciso di aiutare quelli meno fortunati, in questo caso i bambini. E abbiamo costruito un ospedale in Somaliland, che è nel nord della Somalia, e abbiamo questo ospedale pediatrico praticamente... 3.000 metri quadrati, ricordiamo anche la grandezza. 1.600 metri quadrati, sono 1.600 metri quadrati che abbiamo costruito in un anno e mezzo. Abbiamo costruito in un anno e mezzo, abbiamo diviso il mattone di questo ospedale, il numero totale sono 53.334 mattoni e abbiamo venduto a 10 euro l'uno il certificato di proprietà di ogni mattone. E in un momento difficile come questo, è difficile fare un mutuo per la casa, ma comprarsi il certificato di proprietà di un mattone era più semplice. Non occorrono fidi in banca, perché questa operazione è un'operazione che, se noi ci pensiamo, ci costa niente. Sarebbe un cornetto ogni due giorni al bar, sì, ecco. Sì, ma poi l'idea di avere un pezzettino di quell'ospedale, di essere proprietari di un pezzettino di quell'ospedale, a 10 euro è l'idea di dare una mano a dei bambini. Calcola che noi in un anno e mezzo abbiamo costruito 1.600 metri quadrati di ospedale e poi praticamente abbiamo in un anno e mezzo visitato più di 16.000 bambini. Abbiamo superato il numero 16.000 la settimana scorsa in modo assolutamente gratuito e siamo proprio fieri di questa cosa qua, insomma, con l'aiuto di tutti, questo è importante. Insomma, un paese che ha un primato strano, un primato tremendo, il paese con il più alto tasso di mortalità infantile al mondo. Calcola che muoiono 250 bambini ogni 1.000 prima dei 5 anni per problemi di dissenteria, infiammazioni respiratorie, insomma, è un disastro. E noi con questa struttura diamo speranza a tanti bambini di superare quel primato strano, quel primato maledetto, sì.
uno dei primati più brutti che non vorremmo in nessun Guinness sì. dei primati. Tu hai fatto tanta televisione, lavori ancora tantissimo, ricordiamo Lucignolo 2.0 sì. con l'amico Ruggeri, quello che ha sbagliato Iapigia, sì. l'ha chiamata Giapigia, ricordiamo anche. Ah, ma sì, dai, ci sta. Ricordiamo anche questo, ma al di là di questa cosa, a me preme sottolineare che ti sei sempre interessato al sociale. Sì, ma io penso, guarda, io ho quest'idea, no? Che se qualcuno è fortunato e pensa di essere fortunato, un pezzettino di quella fortuna deve restituirla. Io penso, sono vissuto e cresciuto così ed è interessante, insomma, io penso che ci costa poco, capito, restituire, ci costa poco interessarsi e interessarti degli altri, di quelli che ci hanno bisogno, insomma, e alla fine quelli che hanno più bisogno sono i bambini e a noi, a tutto il gruppo che rappresento, alla fine importa questo, insomma. E poi il gruppo si fa sempre molto di più di quello che ci può fare da soli. Perché si uniscono le forze. Cioè, un pezzettino per uno diventa una cosa importante. Invisibili nel 2003, io ricordo ancora una puntata bellissima nella quale tu facevi compagnia ad un vagabondo che viveva le sue giornate raccogliendo cicche di sigarette. Quella puntata a me colpì veramente tanto e ho sempre apprezzato l'umanità con la quale ti affacci ad un mondo che è lontano, lontanissimo dal tuo, ma dal viver normale di molte persone. E un'altra cosa che ricordo di un tuo servizio alle Iene, dove sei una colonna storica e ti ricordano tutti, magari il nome di qualche iena moderna si dimentica, invece quello di Marco rimane impresso nella mente. Io ricordo che tu da un piccolo bottone... Soprattutto la pettinatura. La pettinatura. Io ricordo una puntata nella quale tu da un piccolo bottone... attraverso un porta a porta simpatico, sei riuscito a regalare una vecchia utilitaria ad una persona che ne aveva bisogno. Io lì ho capito quanto è bello far del bene con un sorriso. È fortissimo, sai. Io penso che sia fondamentale fare le cose per il piacere di farle, facendole sorridendo è meglio. E sorridendo è più interessante, più alla fine uno può fare una cosa, si diverte sapendo che quella cosa la sta facendo per un gruppo di bambini e non è male, insomma, sì. Una tua grande passione è quella dell'illusionismo e ti sappiamo molto legato ad un personaggio che a me piace tantissimo, Harry Houdini. Sì. Tu hai anche emulato Houdini, che era prima di ogni altra cosa un illusionista, era il mago dell'escapologia, riusciva a liberarsi da qualsiasi lucchetto. Ricordiamo ancora le locandine famose dell'epoca di Houdini, nelle quali c'era scritto: Houdini può liberarsi da qualsiasi laccio. A me piace pensare che Marco abbia tratto ispirazione da queste parole e ti domando, in tutti questi sforzi che tu fai, perché nessuno ti chiede niente, il tuo è un atto d'amore bellissimo al quale Tempi Supplementari e Telebari hanno partecipato e cerchiamo come sempre di pubblicizzare questi eventi. Io ti domando, quanta energia positiva vedi nell'arte anche di incantare le folle con dei gesti o degli spettacoli particolari come erano quelli di Houdini che tu hai emulato tantissime volte? Io credo molto all'energia e penso che ce ne voglia proprio tanta per fare quello che fai tu. Ma guarda, ti dico questo, io ti dico sempre, no? che per aiutare gli altri c'è tutta l'energia che ci metti e poi ti ritornano. Ti ritorna, questo è importante. Ti ritorna ed è fondamentale. Io dico sempre che aiutare gli altri è un atto di egoismo. nel senso che... È la forma di egoismo più bella, aiutare gli altri. Sì, perché tu è vero che aiuti gli altri, ma sai quello? Ti torna una carica, una forza, un'energia che è fortissima. Per cui non c'è il denaro che ti possa ripagare di questo. È meraviglioso. Sì. Un'altra curiosità, tu hai aperto la tua stagione televisiva, se così vogliamo parlare, di carriera, Bim Bum Bam, 1985. Madonna.
Già l'abbiamo detto, c'erano i capelli sì. anche, perdonami una battuta da, da oratorio, però era... 18 anni, beh sì. Bim bum bam, ecco, il legame con i bambini, a me piace anche cercare un po' di sano romanticismo sì. nelle cose. Insomma, Bim bum bam è stato il programma più seguito di Mediaset. Sì, ma io feci tre puntate, cioè, una ma parte. Può essere un piacevole destino questo? Ma sì, boh, non so, forse sì, no? Non ci avevo mai pensato. Beh dai, t'ho dato io uno spunto di riflessione. Quindi abbiamo detto Bim bum bam nell'85, ma tanta televisione come inviato, sei un collega. E sì. Un altro aspetto importante che dobbiamo sottolineare è che, come tu già hai detto, l'obiettivo è 3.000 metri quadrati. In pochi anni si è fatto tantissimo. È una strategia, sì. a mio avviso, corretta. Il gesto è simbolico. Mi rivolgo a tutti quanti i nostri telespettatori, sia del digitale terrestre che del sito web. Al costo di 10 euro, voi regalate un sorriso, sì. non a me, non a Marco, c'è anche l'Iban in sopra impressione. Lo regalate a, tecnicamente, vostro figlio, lo regalate ad un bambino. Sì, dai, bambini. Ma poi, guarda, io dico sempre che quel mattone porta fortuna. Io penso questo. Alla fine è una piccola cosa e poi ti arriva a casa veramente questo mattone, è bello, interessante e insomma è una roba, è un gesto, insomma, ed è una cosa, è un ricordo che ti porti dietro e che ti porta fortuna, perché io ce l'ho, penso che il mio ce l'ho sempre in tasca, il mio, io ne ho comprato una valanga, perché ho comprato quello della mia data di nascita, quello della data di nascita delle mie figlie, quando ho iniziato a fare il mago, il numero uno, l'ultimo numero, e beh, ogni tanto me ne compro uno. Marco, noi, a noi piace fare una forma di TV verità, tu lo sai, noi li abbiamo acquistati, sì. a me piace leggere il nostro numero, 7561, sì. eccolo qui, è la prova, noi lo abbiamo in redazione. Bello. Bellissimo. Ti ringraziamo veramente e speriamo sempre che ci siano persone come te che oltre a fare spettacolo facciano anche cose, insomma, che rimangono non soltanto perché ne parliamo in televisione, ma che rimangono nei cuori di tanti bambini. Mi raccomando, ospedale di Arghesia. Un abbraccio grande, grazie a tutti. Grazie, ringraziamo. Ciao Teleba, ciao, grazie. Grazie, ringraziamo Marco Berri, andiamo in pubblicità e torniamo subito.